Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano. Il programma è offerto da... Un tuo neo ha cambiato forma, colore o dimensione? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Altro Studio Sport. Beati voi che non ascoltate le conversazioni prima della puntata, perché ne succedono di tutti i colori. Questa sera ovviamente parliamo del prossimo turno di Serie A insieme ai nostri amici e ospiti. Angelo Fogagnolo, buonasera. Buonasera a te e a tutti voi telespettatori. Luca Di Benedetto. Buonasera a tutti. E Paolo Nicoli. Buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. Allora, intanto bentornati ragazzi, perché è stata una settimana dove... è successo un po' di tutto, si è chiusa, io aggiungo io personalmente, finalmente questa polemica, è arrivata la sanzione, per alcuni è troppo poco, per alcuni è troppo, insomma, almeno si è chiusa questa questione sulla quale hanno parlato non solo gente addetta ai lavori, ma anche politici, attori, gente che con il calcio non c'entra niente, che però ha voluto dire la propria. Allora, partiamo da qua, si è chiusa una polemica, Angelo, finalmente anche tu, o come l'hai vissuta questa polemica tra Sarri e Mancini? Ma secondo me se la cosa che più mi stupisce ancora adesso è anche i giocatori che dicono che quello che succede in campo deve stare tutto in silenzio e tutto. Secondo me, tanto con tutti i momenti che ci sono adesso, con le televisioni, con tutte le riprendono tutto, pensano tutto, come fanno a dire che devono stare in campo come queste situazioni? Certo, inevitabilmente qua? Esce ma fuori. Qualunque cosa succeda, anzi, poi si parla prima della cosa che non riguarda il calcio, che non il calcio. E anche questa storia qua è finita, speriamo, perché qualche dubbio ce l'ho di retroscena. Poi, secondo me, le due giornate... per come l'avevano messa giù, per come era tutto, mi sembra poco, però è meno terminata con una cosa con multe a uno, multe all'altro, e speriamo. Però Sarri a queste cose qualche volta deve anche pensare che, giustamente come ha detto, e qui non è che sia un amante di Allegri, ma che Allegri ha detto molte volte, siamo noi che dobbiamo dare l'esempio, certo. Perché ormai siamo noi nel ciclone di tutta questa situazione. Basta, finiamola e parliamo di calcio. Ecco, una sentenza che verrà smaltita, diciamo così, nel prossimo anno, no Luca? Perché Coppa Italia... alla fine... eliminato. No, perché tanti avevano parlato di furbata da parte di Mancini per voler penalizzare il Napoli, però appunto se la sanzione riguarda la Coppa Italia non vedo il... No, ma non credo che sia... Non credo che lui abbia riflettuto su quello che potesse accadere eventualmente facendo emergere quello che è accaduto in campo. Effettivamente in passato non è mai successo. Non è mai successo che qualcuno andasse a dire quello che due giocatori, a parte Zidane, quando prese la testata da Materazzi, che disse quello che gli aveva detto poi il giocatore della nazionale, ma è difficile che queste cose nel mondo del calcio emergano. E questo quindi è un precedente. Secondo me comunque è un fatto grave quello che ha detto Sarri, perché il voler l'epiteto in questo caso utilizzato, cioè omosessuale, non deve essere un'offesa. Certo. Invece lui l'ha utilizzata proprio come se dovesse essere, quindi onestamente ai miei occhi un po' è scaduto. Forse si è gigantita troppo la cosa, anche magari si è voluto puntare troppo i piedi su questa storia. Mancini era fuori di sé, perché arrivare poi davanti alla telecamera, quando passa un certo lasso di tempo comunque le cose si raffreddano e finiscono effettivamente lì. E invece lui era proprio fuori di sé, non è riuscito a trattenersi e ha sbottato. Allora, nel calcio chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché qui nessuno può parlare. Certo, chi ne ha combinato in un modo, chi ha offeso quell'altro,
stesso Allegri, lui è prima citato come diciamo testimonial di un comportamento. Allegri in passato fu squalificato perché vendette la partita Atalanta Pistoiese, non so se la gente si ricorda, 3-3, quindi per cui qui non può parlare proprio nessuno. Secondo me poi comunque per quello che si è saputo la squalifica per due giornate è effettivamente poco. Ecco, poi Paolo, ovviamente in queste situazioni vengono sempre fuori i tra virgolette falsi moralismi, o come dice appunto Luca, parla gente che magari dovrebbe prima riflettere su quanto ha fatto in passato, no? Parlano tutti, sinceramente, hanno parlato proprio tutti. Io mi unisco al coro, finalmente speriamo che questa polemica finisca qua. È vero, è stato un fatto gravissimo, va condannato Sarri, pagherà queste due giornate, però torniamo a parlare di campo finalmente. Esatto. Speriamo che questa polemica finisca qua e non capiti più questa cosa. Si spera. Ecco, nel prossimo mese quindi Inter e Juventus si affronteranno ben tre volte, una di campionato e due volte in Coppa Italia. Tre match in cui veramente ci sarà questa sfida infinita. Voi come la vedete? Porto da te, Angelo. Direi che è la cosa più giusta, che oltretutto sono le due, hanno meritato di qualificarsi per la Coppa Italia, vogliono puntare tutte e due a questa situazione, la Juventus per rivincere, l'Inter per ritornare in altre situazioni, e poi il campionato è chiaro che entro sfide sempre come sempre capita, e secondo me è la Coppa Italia che non è organizzata bene, è tutto il contesto di queste di troppe partite vicine nel momento che potevano scaglionare o creare un'altra situazione. Vedi l'Alessandria, sì. Che io continuo a dire che la cosa più è prendiamo l'Inghilterra come esempio, facciamo giocare le squadre di Serie C o tutto di Lega Pro, a quel punto però facciamoli giocare dove c'è la possibilità di avere un pubblico, una cosa, non sempre sui campi di Serie A o favorire. Sono già favorite le squadre di Serie A, sarebbe meglio se si fa un po' a copiare quello che fanno in Inghilterra e eliminazione diretta, secondo il mio parere. Sì, anche perché tra l'altro Luca, l'andata di Juventus-Inter sarà la prossima settimana a Torino e il ritorno invece poi il 2 marzo, quindi ci si rivede praticamente dopo un mese. Sì, però vedo la Juventus assolutamente favorita, la Juventus è superiore, sì, sì, l'ho già ribadito miliardi di volte davanti agli schermi. Nonostante gli impegni sia di Champions che di campionato. L'Inter i punti che ha ne ha troppi rispetto a quelli che merita, quindi è lì, si trova lì per tutta una serie di situazioni favorevoli, secondo me, perché ha qualche giocatore che sta giocando nettamente di sopra delle annate precedenti, vedi Handanovic soprattutto, poi comunque ha un giocatore davanti che su tre palloni uno la mette dentro, quindi però la Juventus è assolutamente più forte. Beh, poco da fare. Ha un organico superiore, ha un'organizzazione di gioco migliore, è una squadra collaudata e non vedo scampo per l'Inter. Forse magari in Coppa può in casa tirar fuori un risultato positivo, però dovrebbe andare a casa dalla Coppa Italia. Ecco Paolo, ne abbiamo parlato anche in settimana, ci potrebbe essere la possibilità di avere il derby in finale a Roma. Derby a Roma. Di Milano a Roma. Sarebbe la cornice perfetta, il quadro perfetto. Sì, no, sullo scontro Juventus-Inter mi trovo anche d'accordo. Secondo me l'Inter può battere la Juventus in una partita, nell'andata e ritorno diventa difficile. È vero, il calendario è messo in modo tale da giochi tre partite in un mese, la Juve magari potrebbe iniziare a pensare anche alla Champions, quindi secondo me questo potrebbe dare... Sì, perché appunto in mezzo c'è Juventus-Bayern. Quindi... Potrebbe creare magari un vantaggio per l'Inter, ecco, a questo punto magari risistemare il calendario, non puoi giocare a gennaio, poi marzo e poi la finale a maggio. Ma no, ma quindi... poi quello che è la formula che... non c'è neanche più interesse, poi arriva una squadra, invece in Inghilterra e in Spagna e tutto, le squadre anche di serie l'ultima lega ti mettono in difficoltà e passano, anche in Francia, perché in Francia è arrivato il Calais in finale, ecco. La favola del Calais, che poi dopo vabbè è andata come è andata, però è arrivato fino lì. Quindi se l'Alessandria dovesse vincere va in Europa League. Sì, ma come fa a vincere Alessandria? No, non vedo. È come se io dovessi uscire con Belen, se la trovo per dico esci con me, sì. Ma è scientificamente, potrebbe capitare. Sì. Può accadere di tutto, certo, però vedo che non credo che ci sia scampo per Alessandria. Anzi, comunque è un risultato molto storico, esatto, arrivare fin lì, eccetera. Ma concentriamoci sul campionato, perché c'è una, e rimaniamo anche a parlare di Juve, perché c'è una sfida interessante tra Juve e Roma. Oggi Buffon in un'intervista alla Gazzetta ha detto mandiamoli a meno 10 e chiudiamo il discorso. Siccome Buffon ultimamente le previsioni le azzecca, perché ha detto tre vittorie di fila, le ultime, le ha azzeccate tutte, io fossi tifoso della Roma avrei qualche preoccupazione. Comincio da te, Luca. Beh, per come ho visto io la Roma in questi ultimi tempi e la Juventus, direi che il pronostico è tutto dalla parte bianconera. La Juventus è in salute, 10 vittorie consecutive in campionato, poi comunque si vede che la squadra sta girando e sono quasi tutti in condizione
La Roma invece ha grossi problemi. L'arrivo di Spalletti non ha mutato le cose, anzi lui ha contribuito a creare maggiore confusione, secondo me, perché il fatto di aver messo Nainggolan avanzato, Castagna all'inizio, quando la partita precedente Rudiger, che è stato discusso da tutti, però contro il Milan era forse stato il migliore in campo, è stato escluso per far posto a Castan, che poi dopo sul campo ha dimostrato di non essere ancora pronto per poter giocare titolare. Quindi secondo me lui ha contribuito ad acuire le difficoltà, ad aumentare le difficoltà. Aumentare la confusione anche. E quindi credo che sia una partita a senso unico, secondo me. Secondo te, Angelo? Anche per me, anche perché la Roma che ho visto ultimamente è inguardabile, anzi, senza gioco, poi in difesa è ridicola. E purtroppo nel calcio ci può stare tutto, questo davvero, però è favorita la Juventus al 100%. Secondo te, Paolo, concordi? Concordo, però mi piacerebbe anche sapere, la Roma magari potrebbe trovare la partita proprio contro la Juve, una partita magari può prepararsi, può essere concentrata. La Roma non è concentrata nei 90 minuti, prende delle pause abbastanza clamorose in difesa. Però magari contro la Juventus potrebbe esaltarsi e trovare la partita. Però io, Paolo, sul campo no, perché sul campo... No, io quello che mi spaventa è la condizione fisica. Non c'è la Roma, la cosa che non c'è, Paolo. Però magari ci sono partite che magari puoi dare di più perché la testa ti sprona a dare di più. Potrebbe essere questa, però poi sul campo, anche se sul campo... Nelle gambe sembrava che mancasse mezz'ora, mi manca mezz'ora della partita per avere... Sì, tu dici, Luca, non lo so, cioè, possono metterci l'impegno che vogliono, però... Contro il Milan nell'ultima mezz'ora non avevamo più birra. Il Milan ha avuto 2-3 palle gol per poter chiudere la partita e contro il Verona non c'è stato il cambio di passo. Nell'ultima mezz'ora sempre, in più ripeto, Spalletti un altro errore grave che ha fatto, mancano 20 minuti, va a mettere Iago Falche al posto di Sadiq davanti, sì. Cioè non mette la punta che deve iniziare la partita per fuori, non lo so, mi sembrano cose fuori dal mondo. La partita. Però era una partita che giocava in casa e l'ambiente a Roma in casa non aiuta di certo, tu hai detto la partita col Milan. Sì, però se non vinci col Verona dimostra così. È vero, però io prendo la partita col Milan, De Rossi fa un retto passaggio al portiere, sull'1-0 20 minuti viene fischiato. Non è facile giocare in ma lo Juventus così. Stadium con l'ambiente di Torino, però non credo magari, che sia le difficoltà saranno. Però io non voglio fare, cioè non è che. No, ma cioè, va bene. Però potrebbe essere la situazione ideale per poter rinascere, perché o rinasci lì a questo punto è la fine, hai ragione. Paolo. Sicuramente. Io dico per quello che si è visto, vedo una partita a senso unico. Per quello che si è visto, però, certo, poi nel calcio si sa, basta una scintilla per accendere. Certo, come il Milan con la Fiorentina, no, per dire. Esatto, per citare una partita a caso. Una partita a caso. No, ovviamente si scherza. Allora, noi ricordiamo intanto il nostro numero di telefono per interagire con noi, 392-95-85-364 e l'hashtag Altro Studio Sport, appunto per commentare anche i pronostici di Angelo che nella seconda parte andremo a sentire sul prossimo turno. A proposito di questo, negli ultimi due minuti volevo fare una domanda di mercato, perché allora Dodò è andato alla Sampdoria, invece non si capisce ancora il futuro di Ranocchia. Negli ultimi due minuti un giro, secondo voi se Ranocchia va via dall'Inter e se va via dove? Angelo. Secondo il mio parere chiuderanno in una società che prenderà un po' di qualche soldino l'Inter. Non penso non al Milan, questo anche se era la cosa più plausibile dall'inizio anche per la scelta del calciatore. Per me andrà alla Sampdoria o troverà qualche situazione estera. Quindi la Sampdoria oppure l'Inter terrà Ranocchia e vende Jesus. Uno delle due va, questo sicuramente. La Roma ha fatto una richiesta su Jesus, può darsi che sia quella. Anche se io penserei che è più giusto mandare via Ranocchia, che Jesus dopo tutto ha 24 anni, sì. Che è anche giovane oltretutto. Quindi la Sampdoria potrebbe essere la sua destinazione ideale, Luca? Ma Ranocchia se vuole andare all'europeo deve giocare con continuità. Sampdoria non lo so se è la sua destinazione ideale, perché anche la Sampdoria c'ha 10 difensori centrali in rosa. C'ha Silvestre, c'ha Moisander, c'ha Coda, c'ha Zucanovic. Regini che può fare centrale. Quindi concorrenza ce n'è. Poi una squadra di metà classifica, che quella è il suo valore, non è che possa arrivare con la... Lui personalmente il giocatore deve mirare a giocare con se vuole andare agli europei, perché Conte è stato chiaro, chi gioca viene con me, chi non gioca sta a casa. Ecco Paolo, al Milan è difficile che arrivi. Lui la destinazione che più gradisce è il Milan, è risaputo, il Milan sta cercando un centrale anche per i prossimi anni, c'era un'ipotesi di scambio con Zapata, però l'Inter non gradisce questo sistema. Ci mancherebbe anche quello. L'Inter e anche alcuni tifosi del Milan non gradiscono questa. No, neanche i tifosi interisti. Nessuno gradisce questo scambio, lui deve giocare, si parlava anche di Bologna, che secondo me forse è la realtà. Dove sì. Potrebbe giocare con tranquillità, non c'è tanta concorrenza. Beh, anche lì hanno una marea di centrali, perché hanno Castaldello, Maietta, Rossettini che gioca a destra, che fa centrale. Esatto.
Non è facile per il futuro. Economo. Bene, allora chiudiamo la prima parte di Altro Studio Sport e noi ci vediamo dopo la pausa.